Ah, la fascia del buongiorno. Desidera? Vorrei del latte. Latte? Che latte? Latte per la mia foca. La foca? Sì, e gli fa bene al pelo. Eh beh, certo, ora viva. E piuttosto, quanto crede ce ne voglia? Eh beh, non saprei, ma lei lo deve mettere dentro la vasca da bagno o dentro al bidet? Ma cosa hai capito? Glielo do col biberon. Col biberon? Se mi fai capire come fai, tu regala il latte. Bentornati in soffitta e benvenuti a un episodio speciale, profondamente coinvolgente e drammatico, del nostro podcast dedicato alle regine della commedia sexy degli anni 70 e 80. Oggi ci immergeremo nella vita e nella carriera di un'icona italiana, una donna bellissima e seducente che ha affrontato le sfide della fama, ha riso e ha pianto di fronte alle luci della ribalta e ha affrontato tragedie strazianti con coraggio e determinazione. Stiamo parlando di Loredana Del Santo, meglio conosciuta come Lori. Loredana, non ti avevo vista. Oh, bellissima, sempre più bella. Scusi, signor Tognazzi, se mi permetto, ma io sono sempre stato un suo grande ammiratore. Ah, già mi tira, vado a truccarmi! Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Lori Del Santo. Bene, che bella visione, bene. Sei Assunta? No, guardi, io sono Andrea. No, per me sei Assunta. Venga, gli faccio vedere la casa. Nata il 28 settembre del 1958 a Povegliano Veronese, Lori Del Santo è un'autentica poliedrica. Attrice, regista, fotografa, ex modella e showgirl italiana, passando dal cinema alla televisione. Il suo primo assaggio di fama è arrivato nel 1975, quando a soli 16 anni ha debuttato come valletta a Festival Bar, ma è stato negli anni successivi che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama dello spettacolo italiano. All'età di 19 anni le è successo un fatto incredibile, fu arrestata per uno scambio di persona e lei non c'entrava niente, come ha raccontato a Diva e Donna. Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, Lori ha calcato il palcoscenico cinematografico italiano partecipando a numerosi film di genere e programmi televisivi. Ricorderete senz'altro il suo ruolo di bigliettaia nel popolare programma televisivo Drive-In negli anni 80. Certo. Tessera, per me e tutta la mia famiglia. E come no? Ma Lori, come mai tutta questa gente entra senza pagare? Lo sa, signor Berusto, al giorno d'oggi con tutte queste tessere dei partiti non paga più nessuno. È stata un'icona del periodo della commedia sexy italiana, una serie di film che hanno segnato un'epoca con la loro leggerezza e ironia. Le ricordiamo molto, ma molto volentieri, in Viva la Foca, film del 1982 diretto da Nando Cicero, dove Lori interpreta la parte di Andrea, un'infermiera veneta in cerca di impiego a Roma, recitando al fianco di altre bellissime attrici come Michela Miti e Dagmar Lassander, di cui trovate anche il video sul canale. Viva la foca e che Dio la benedoca. Io non capisco. Ma perché mi devo spogliare? Sono l'infermiera. E lo viene a dire a me? Io sono venuto a leggere il gas già al terzo clistere che mi fanno. Per la gioia dei suoi innumerevoli fans, Lori ha posato nuda per la rivista Playboy e per altre riviste del settore. Vera femme fatale, come si dice, ha svelato di aver avuto una notte di passione con l'allenatore Roberto Mancini. Ha rivelato anche di essere uscita una sera a cena addirittura con Donald Trump. Siamo andati a cena insieme, racconta in un'intervista. Lui è un gran signore, era la terza volta che ci vedevamo e poteva succedere qualcosa. Il giorno dopo dovevo partire e non me la sono sentita, sono tornata a casa da sola, ha raccontato a Radio 1. Ha rivelato anche di aver avuto storie d'amore con alcuni degli uomini più famosi del mondo, tra di loro George Harrison, Gianni Agnelli, Roberto Mancini e Fabio Galante. E in più di un'occasione ha rivelato anche di attrarre maggiormente uomini più giovani di lei. Scusi una domanda, lei per caso non è il figlio del dottor Berlusconi? Magari, se fossi il figlio di Berlusconi chissà dove sarei adesso.
Eppure che strano, io me ne intendo di figli di padri famosi. Ma probabilmente sarà solo una somiglianza. E invece no, sono proprio io, Pier Silvio Berlusconi, in missione speciale. Ma dietro la risata e il glamour si nasconde una storia personale travagliata. Lori Del Santo è nata da genitori giovani in condizioni economiche difficili. Suo padre perse la vita in un incidente stradale quando lei aveva solo 3 anni, lasciando la madre crescere Lori e sua sorella da sola. Queste esperienze di gioventù hanno contribuito a plasmare la forza e la resilienza che avrebbe poi dimostrato nel corso della sua vita. Il destino ha poi scritto alcune pagine terribili nella vita di Lori. Dei suoi figli, come è noto, 3 su 4 sono morti e per la madre, neanche a dirlo, è stato un dolore atroce. Di questi 3 eventi luttuosi l'ex attrice non parla quasi mai pubblicamente perché è letteralmente impossibile assorbire il dolore di un dramma del genere. Il primo figlio è Connor Lauren Clapton, nato dalla relazione con il cantante e musicista britannico Eric Clapton. Quest'ultimo era ancora sposato con Patty Boyd quando Lori rimase incinta di lui. La vita di Connor però si spezzò all'età di 5 anni, cadendo dal 53° piano del grattacielo Galleria di New York. Un incidente che ha sconvolto il cuore di Lori e del mondo intero. La canzone Tears in Heaven di Eric Clapton è stata dedicata a lui, un tributo struggente a un amore genitoriale spezzato troppo presto. Un addetto alle pulizie lascia aperta inavvertitamente una porta finestra dell'edificio, causando un dramma in maniera involontaria. Non finisce qui, purtroppo. Dopo la morte di Connor, Lori Del Santo ebbe un secondo figlio, l'attennista statunitense Richard Krajicek. È nato a Milano, prematuro ma perfetto. 2 settimane più tardi morì a causa di un'infezione, ha dichiarato Lori in una recente intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Tra l'altro Krajicek la lasciò dopo averla tradita, non a caso le soffrì parecchio al fianco dell'uomo in questione. L'ennesimo dolore è giunto nel 2018 a soli 19 anni, il quarto figlio di Lori Del Santo, Lauren, decise di suicidarsi. Per chi non ne fosse a conoscenza, il ragazzo era affetto da una malattia chiamata anedonia. A rivelarlo è stata la madre stessa nel corso di una puntata di Verissimo. Ma di cosa si tratta? Entrando più nello specifico, parliamo di un grave disturbo psichico che porta all'incapacità, totale o parziale, di provare soddisfazione, appagamento e interesse per le consuete attività piacevoli, come il proprio nutrimento o il sesso. Si tratta inoltre di un sintomo tipico di alcune patologie, quali depressione maggiore, schizofrenia e alcuni disturbi dell'umore e della personalità, con manifestazioni psicotiche. Lauren, dunque, non riusciva a provare piacere, sentimenti o emozioni di alcun tipo. Viveva a Miami, negli Stati Uniti, dove studiava presso la Miami Beach High School. Il nome del padre, in questo caso, non è dato saperlo. Nell'episodio di Verissimo, andato in onda il 22 settembre del 2018, Lori Del Santo ha dichiarato di essersi distrutta mentalmente per capire se si potesse salvare Lauren in qualche modo. Niente da fare. La madre, d'accanto suo, avverte un senso di colpa. Quando ci siamo visti l'ultima volta, dice, non gli ho detto nemmeno ti voglio bene. Nonostante ciò, la showgirl è andata avanti, senza abbandonarsi alla minima tentazione di rendersi protagonista di un matrimonio di cui si è sempre detta contraria. L'atto giuridico è sempre stato rifiutato dalla donna veneta, fin da giovanissima, una scelta irremovibile, sulla quale non sembra disposta a trattare. A questo punto scrivimi un commento, vorrei sapere anche tu che cosa ne pensi e se questo video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Oltretutto a quello che le è successo, Lori di recente ha rivelato alla Zanzara di essere stata anche molestata da un regista italiano, più tardi deceduto, e di aver vissuto una relazione di circa un anno con un uomo violento che la picchiava. L'amore però, nonostante tutto, è più vivo che mai nella sua quotidianità. Dal 2015, infatti, Lori Del Santo ha intrapreso una nuova relazione con Marco Cucolo, attuale fidanzato dell'ex modella più giovane di lei di ben 33 anni, classe 92, originario di Napoli.
Cucolo è diventato famoso proprio grazie al rapporto sentimentale instaurato con Lori più di 7 anni fa. Anche perché fece non poco scalpore la grande differenza di età della coppia. Lui è un videomaker, oltre che un modello opinionista. Lo scorso anno parteciparono entrambi all'Isola dei Famosi, dove si lasciarono in diretta TV, ma poi i due hanno ritrovato la serenità recuperando il rapporto. Ma come si sente ad andare in giro con una ragazza seminuda? E lei come si sente, signori, su sta canna? Non si accorta che la bicicletta è la donna? Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Lori ha dimostrato di essere una donna di talento in molte altre aree. Ha scritto un libro autobiografico, è stata regista e sceneggiatrice di una webserie di successo chiamata The Lady e ha partecipato a reality show come L'Isola dei Famosi e Pechino Express. Sei la donna più elettrica che io conosco, oltre a essere sorprendente e altisonante. Mi fai troppi complimenti, non avrai dei terzi fini. La webserie di Lori del Santo, The Lady, deve la sua fama a numerose recensioni ironiche, tra cui la videorecensione dello youtuber Yotobi, che le hanno portato decine di migliaia di visualizzazioni. L'atmosfera surreale, l'incoerenza dei dialoghi, la disorganicità della trama e la goffa realizzazione si sono trasformati in caratteristiche positive, punti chiave di quello che è ancora considerato uno dei capisaldi della cultura trash italiana. Nel 2017 Lori del Santo ha anche ricevuto a Brescia il premio web per la regia di The Lady. Sarà mica Leonardo DiCaprio? Sì, è qui per girare un film e gli ho detto di raggiungerci. Ma no, dai, che figata! Eccolo, è arrivato. Piacere, Leonardo DiCaprio. E tu dove lavori? Lavoro in un bar a Capri. La vita di Lori del Santo è un incrocio di successi e dolori, di risate e lacrime, una dimostrazione straordinaria della forza dell'animo umano. Ha conosciuto la gloria e la ribalta grazie alla bellezza e al suo talento, ma ha anche attraversato l'abisso dell'incommensurabile dolore per la perdita dei suoi amati figli. La sua forza di sollevarsi da tali tragedie nell'affrontare il vuoto che si crea quando la vita ci toglie ciò che ci ha dato. Mentre concludiamo questo viaggio attraverso la vita di Lori del Santo, siamo invitati a riflettere su quanto sia prezioso ogni istante che ci è concesso. La vita è fragile, imprevedibile e spesso piena di incognite, ma è proprio in questa incertezza che risiede la sua bellezza, nella possibilità di trasformare le sfide in un'opportunità e di costruire una storia personale che sia autentica e significativa. E cliccando sul video qui accanto scoprirai cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice. Ragazze, oh, ma è scioccante! Ma lei non è Patrizio Oliva, il campione del mondo di boxe? Sì, sono io. Oh, emozione! Drive-in, domenica alle 20:30 su Italia 1.